voglio dirti che le difficoltà, voglio dirti che il nemico, voglio dirti che le cose che non vanno fanno parte del cammino del credente. L'apostolo Pietro nel Nuovo Testamento dirà: non vi meravigliate delle cose che non vanno, delle prove, del fuoco che divampa, non vi meravigliate, sono delle tappe, sono dei percorsi obbligati di tutti quelli che vogliono fare vogliono seguire il Signore e fare la sua volontà. Il Signore non ti sta prendendo in giro, a volte viene anche in giovani consacrati, in uomini e donne consacrate, quel pensiero: ma Dio mi sta prendendo in giro, mi promette le cose e poi succede qualcos'altro. Non ti sta prendendo in giro il Signore, te lo assicuro. Te lo assicuro dal profondo del cuore, anche per esperienza. Il Signore ha i suoi percorsi, il Signore ha il suo progetto, il Signore ha la sua strada, che non ci riguarda molto spesso, che non capiamo, che non è lineare. Dio non ti sta prendendo in giro, c'è un piano meraviglioso.